Questa mattina siamo al capanno qui di Gabriele in compagnia di Pasquale, ma c'è anche un altro ospite che è Attila. Noi siamo a Tordi, ma e questo è un bel bottaccio che tu hai addomesticato, Gabriele. Sì, questo qua ha 4-5 anni, lo teniamo in casa come una mascotte e a volte lo portiamo anche al capanno e ci fa compagnia, non si muove quando spariamo. Ormai È di siamo di, famiglia, di casa. è di famiglia, è di famiglia. Lo portiamo sempre, quasi sempre con noi. Opla, ecco, quindi la gente vede che non è legato da nessuna parte. No, ha il suo bel Assolutamente. anellino. Sì, regolare, super regolare, quindi è per quello. È bellissimo. Ma la passione per questo tordo come nasce? Tu ne avevi un altro che si chiamava Salvo. Sì, l'altro era un sassello, purtroppo poi l'età ha fatto il suo corso e quello là non c'è più, ma questo rimane ancora e adesso vedremo quando non ci sarà più questo, magari tenteremo con qualcos'altro da allevare. Vive in famiglia. Vive in famiglia questo, tranquillamente. Ormai stamattina ha un po' di caldo perché è veramente una mattinata. Pasquale, ecco la cattiveria dei cacciatori, eh? Ecco, Sì. vogliamo ammazzare Attila? No, 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 no. Assolutamente, ci mancherebbe. Assolutamente no. È bellissimo, complimenti Gabriele. Grazie mille, grazie, grazie.